Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi noi vedremo come comprimere un filmato 4K e portarlo ad una risoluzione Full HD. Perché facciamo questo? Abbiamo questo filmato di prova che, come vedete, è 4K 3840 pixel per 2160, perché in questo computer che ha una risoluzione schermo di 1280x720 praticamente non si vede, anche perché questo computer è vecchio e lento, ha un vecchio processore AMD E2 7110 che non ha una scheda grafica discreta, ma come vedete è un APU, cioè ha delle istruzioni grafiche embeddate contenute dentro il processore. Vedete che lo score è molto basso di questo processore. Vedete dove si colloca, mentre vediamo che per esempio un i7 è collocato a uno score di quasi 9000 punti, questo processore è collocato a uno score di 2000 punti. Quindi per questo motivo, per il motivo della risoluzione video e del processore, in pratica un video 4K non si vede e dobbiamo dimezzarne la risoluzione. Dimezzare la risoluzione significa diminuire anche l'occupazione all'interno dell'hard disk. Per esempio, il Full HD sarà 1920x1080. Che cosa significa? Quando si raddoppia la risoluzione in righe, no? 1080 è la metà di 2160, si quadruplica il numero di pixel perché un quadrato di lato 2 ha area 4 e un quadrato di lato 4 ha area 16. Quindi raddoppiare la risoluzione di linee orizzontali significa quadruplicare il pixel. Ma facciamolo subito con Avidemux, che è un programma multipiattaforma, che significa si può installare sia su Windows, sia in Linux, che anche nei sistemi Mac, nei computer Macintosh. È un programma che serve per fare l'encoding video. Si può fare anche dei piccoli montaggi. In realtà non è un video editor, ma possono essere fatti. Vedete com'è strutturato? C'ha l'output video, l'output audio e poi c'ha il contenitore, perché in realtà quando noi vediamo, dopo aver scaricato in internet un filmato, dobbiamo sapere che all'interno del contenitore, per esempio noi sceglieremo MP4, ci sono dei flussi video, dei flussi audio e poi ci potrebbero essere delle tracce di sottotitoli. Allora andiamo subito con il tasto apri a caricare il nostro video che è dentro la scrivania. Vedete, video 4K 3840 pixel per 2160 per 60 fotogrammi al secondo. È un pochino lo standard, è diventato al giorno d'oggi dei televisori anche 50 pollici. Facciamo subito, vedete, l'ha caricato, voi vedete forse dei rallentamenti e vedrete dei flussi video che sono un pochino, diciamo, non fluidi, ma questo dipende perché stiamo contemporaneamente registrando il video per YouTube e stiamo mettendo in crisi il computer. Quindi cambiamo subito l'output video da H265, che è uno standard molto recente e efficiente, ma che mette in crisi i sistemi vecchi, noi usiamo subito l'H264. E facciamo filtri. Nel filtro ce ne sono tanti, ma noi in questo video scegliamo resize, significa ridimensiona. Quindi che cosa dobbiamo fare? Semplicemente noi prendiamo lo slider e andiamo al 50%, perché abbiamo detto che la risoluzione di un video Full HD è la metà di un video 4K. Viene chiamato 4K perché è il quadruplo dei pixel, ma in realtà è soltanto il doppio della risoluzione. Quindi dimezzando, vedete che viene automaticamente 1920x1080. Questa è una maniera facilissima per fare un encoding, cambiare il codec, cioè da H265 a H264, e inserire, vedete, un filtro che dimezza il numero delle linee e quindi dimezza la risoluzione. Facciamo chiudi. La stessa cosa facciamo con l'audio. Se i video che avete, per esempio, hanno i canali Dolby, tutti quei canali che simulano, per esempio, il cinema nell'home theater, se volete, potete scegliere, per esempio, un codec MP3 come quello LAME, e nei filtri di fare un remix e fare stereo. Che cosa fa? Fa una ripulitura di tutti quei canali che non servono, e praticamente anche questo fatto, cioè fare un encoding audio, significa diminuire lo spazio all'interno dell'hard disk. E il contenitore, il container l'abbiamo scelto, quindi no? Abbiamo scelto un codec video X264, un codec audio MP3 LAME e un contenitore MP4 MUXER. Possiamo adesso cliccare il dischetto per salvare. Copiamo il nome, ma non è più, non sarà più un video 4K, e quindi scriviamo Full HD e scriviamo la risoluzione dimezzata praticamente di 1920x1080 e clicchiamo avvio. Praticamente queste sono le uniche operazioni che bisogna fare per fare un encoding video e fare praticamente un downscaling, cioè per peggiorare la qualità, per consentire a un sistema vecchio, per esempio un televisore Full HD, non riesce a vedere un video 4K. Quello che dobbiamo fare è portarlo a Full HD. Vedete che il computer un pochino si è impallato a causa
proprio della registrazione del video per YouTube, ma quando riuscirà a dare la priorità giusta al task partirà. Vedete, siamo partiti, sta facendo la stima, sono molti minuti, noi non vogliamo creare un tempo morto nel nostro video, quindi noi interromperemo il video, per voi sarà solo un attimo, per noi trascorreremo 10 minuti, ci vediamo fra un attimo. Eccoci tornati, la procedura praticamente è terminata, vedete il messaggio, il file video Full HD è stato salvato con successo, andiamo subito a confrontare l'occupazione nell'hard disk, vediamo che il 4K occupava 60 MB, era una clip molto piccola per consentire di registrare velocemente questo video, mentre il file Full HD con la metà della risoluzione vedete che è 24 MB, quindi l'occupazione è rilevante, il guadagno se uno fa una compressione corretta. Vediamo se facciamo tasto destro sul sorgente 4K, ovviamente praticamente non si vede niente perché il computer non è in grado, ma si sente soltanto il flusso audio perché in un container praticamente i player possono distinguere fra flusso audio e flusso video, mentre se noi chiudiamo e apriamo il file che abbiamo compresso in Full HD, quindi paradossalmente peggiorandone la qualità, in questo computer vedete che si vede. Se si vede a scatti è perché stiamo registrando il video YouTube, vedete, si vede anche Full HD. Vediamo le caratteristiche di questo video che abbiamo encodato e vedete che c'è l'H264, praticamente il vecchio MPEG migliorato, 1920 pixel per 1080, 59 fotogrammi sarebbero 60 e poi vediamo dal punto di vista audio praticamente è 48 kHz, 128 kbit. Quindi vedete che essere passati in questo caso paradossalmente dal 4K al Full HD ha consentito un miglioramento perché prima non lo potevamo vedere. Questa potrebbe essere una situazione utile quando si riceve un video 4K e si deve vedere con un televisore, per esempio, con la pennetta che è semplicemente Full HD. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.